Quella della scomparsa in Venezuela dell'aereo sul quale viaggiava Vittorio Missoni è stata il mese scorso una notizia commentata in tutto il mondo. In Confartigianato non si è certo dimenticato quel suo intervento il 19 marzo del 2007 alla premiazione dei maestri artigiani, quando Missoni fu intervistato da Nicoletta Martelletto del Giornale di Vicenza. Nella sala Palladio della Fiera il direttore marketing dell'azienda di famiglia espose la sua visione del Made in Italy. Parlò dell'importanza della ricerca, della creatività e della sapienza manuale. Più volte infatti ribadì con orgoglio la natura artigiana del lavoro della maison fondata dal padre Ottavio assieme alla mamma Rosita. Un leader, papà Ottavio, già olimpionico e primatista nei 400 metri piani, che non a caso ai figli ieri e ai nipoti oggi raccomanda. Non importa cosa tu faccia, è importante che tu cerchi con tutte le tue forze di primeggiare in ciò che tu hai scelto di fare. Allora, il papà ha sempre detto siate primi, siate convinti, decisi in quello che fate. Questo nella tua vita che cosa ha significato? Ma diciamo che il famoso... discorso appunto di essere primi, che vuol dire poi alla fine applicarsi nel proprio lavoro, nel proprio mestiere, nelle proprie passioni, nei propri hobby, ma l'importante è farlo con coerenza e con passione. Quando il tuo lavoro diventa una passione in più e tu applichi la tua creatività, no, nel tuo lavoro e il tuo lavoro ti piace veramente e hai questo piacere nel vedere che crei, che escono delle cose che poi hanno successo, ma proprio anche il successo poi arriva se tu ci metti la passione. Siamo artigiani, ci consideriamo artigiani, anche se oggi abbiamo le dimensioni di forse di un'industria o comunque ma un'industria artigiana, e non dobbiamo mai dimenticare questo riferimento, cioè le capacità, la manualità, la ricerca, la voglia di toccare, di conoscere, di questa curiosità continua, il piacere di toccare le materie prime, di vedere i risultati. È bello parlare di artigianato, a noi piace perché ci siamo appunto, come dico, consideriamo degli artigiani. E ti spiace quando oggi vedi, non voglio far polemiche, ma è semplicemente una... Quando oggi vedi la paura che questa ricchezza nostra italiana, che è l'artigianato, vada persa. Perché tu vedi tutti questi studenti, io seguo molto, mi piace seguire le scuole, forse proprio per i miei passati scolastici non proprio eccezionali, così ho sempre avuto questo, mi piace seguire le scuole, mi piace seguire le tesi di certi studenti che vogliono dedicare, o comunque seguire dei corsi, per fare dei piccoli corsi nelle scuole. E rendere partecipi i giovani, diciamo, a questo mondo, ma e ti rendi conto che tutti questi giovani vogliono fare gli stilisti, ma è rarissimo trovare qualcuno che invece voglia fare l'artigiano, ma nel senso che abbia la passione dice sì, prima di fare lo stilista però devi sapere cucire un vestito, far sapere come si monta una spalla, come si monta, come si ricama, come si taglia. Devi saper usare le tue mani, devi saper prendere in mano la materia e conoscerla. Ecco, questo sembra un problema che non... Ah no, non è problema mio, lo farà qualcun altro. Ma senza queste... E invece gli dicevo, non dimenticate che il signor Giorgio Armani ha fatto il sarto tutta la vita prima di diventare quello che è stato. Il signor Gianni Versace andava con sua mamma a cucire i vestiti nel retro della sua bottega, faceva per imparare a fare... Nessuno vuol più usare le mani, la creatività. Pensa tutti che tutto sia così, ti arriva per tendenza.